Ciao a tutti da Mr. Green, benvenuti sul mio canale. Oggi ci sarà un video che dedico a tutte le persone che si lamentano della propria vita perché hanno un lavoro che magari non piace, perché debbono rapportarsi con persone con le quali non hanno nulla in comune e che non sceglierebbero mai di frequentare se non fossero costrette dall'ambito lavorativo. Tutte quelle persone che hanno un sogno nel cassetto ma non riescono a realizzarlo, tutte quelle persone che tendono a giustificarsi per il fatto che hanno poco tempo a disposizione. A tutte queste persone dico ascoltate questo video perché è dedicato proprio a voi. All'università, quando frequentavo l'università, i primi mesi erano stati mesi abbastanza difficili per me perché volevo fare tanti esami, prepararne anche due o tre contemporaneamente per poter subito metterne in cascina diversi e quindi avvantaggiarmi. Ma ho capito con il tempo che questo sistema era sbagliato, perché in realtà è molto meglio concentrarsi su un obiettivo alla volta, su un esame alla volta, su un sogno da realizzare alla volta e dedicargli più tempo possibile. Ora voi mi dite, devo lavorare, devo mangiare, devo dormire, come faccio a ricavare tempo per le mie attività? In effetti, se consideriamo un monte ore di 24, 8 vengono già dedicate al sonno, sono dati medi questi che vi sto dando. Poi altre 8 sono dedicate al lavoro, conosco persone che in realtà hanno anche orari di lavoro molto più lunghi, ma comunque rimaniamo sempre in dati medi. 8 ore quindi di sonno, 8 ore di lavoro fanno già 16 ore rispetto al monte ore di 24 totale. Poi a questi dobbiamo aggiungere circa 2 ore. Ho fatto un calcolo considerando i miei amici che alcuni prendono il treno, alcuni prendono la macchina, alcuni hanno l'orario spezzato, altri hanno l'orario continuato, ma che debbono comunque recarsi a lavorare con dei mezzi e quindi praticamente dedicare tempo negli spostamenti. Chi ha l'orario addirittura spezzato dovrà fare 4 spostamenti al giorno, un'andata e un ritorno alla mattina e un'andata e un ritorno al pomeriggio. Quindi 2 ore da sommare alle 16 che avevamo già considerato prima e fanno già 18 ore. Ok, a queste aggiungiamo tutto il tempo dedicato per il cibo e con questo non voglio dire soltanto il tempo dedicato a mangiarlo, a masticarlo seduti a tavola, ma anche nel procurarselo. Quindi andare a comprarlo nel negozio, al supermercato o dal contadino, portarlo a casa, lavare, sistemare, mettere nelle buste, mettere tutto quanto in parte in frigo, in parte nel freezer, preparare per il giorno dopo, apparecchiare, sparecchiare, tutto quello che riguarda il cibo, quindi anche lavare i piatti, le stoviglie e ho calcolato questo tempo impiegato al giorno intorno alle 3 ore, quindi eravamo arrivati, mi sembra, a 18 ore, a cui aggiungiamo altre 3 ore. Quindi arriviamo a 21 ore al giorno dedicate a mangiare, lavorare e dormire. Rimangono 3 ore, 3 orette per fare tutto il resto, che sono, se uno dei figli, anche seguire i figli, poter lavare la casa, sistemare la casa, i panni, eccetera. Quindi alla fine il nostro numero di ore da dedicare ai nostri obiettivi può sottigliarsi e arrivare fino anche a 1 ora soltanto al giorno, ma questo non deve essere assolutamente una scusa per impedirci di muoverci ed avanzare, anche a piccoli passetti, ma avanzare giorno per giorno per raggiungere i nostri obiettivi. È sufficiente dare modo a noi stessi di sfruttare anche una sola oretta al giorno per raggiungere gli obiettivi. È molto meglio quindi focalizzarsi però su soltanto un obiettivo per volta e portarlo avanti senza distrazioni. Ora si può anche intervenire sulle ore di sonno. Si può intervenire anche sul tempo dedicato al cibo e questo sarà l'oggetto di uno dei prossimi video. Però adesso ragioniamo sul fatto di avere da 1 a 2, 3 ore al massimo al giorno, quindi una quantità abbastanza minuscola di tempo a disposizione.
Ecco, anche con questo poco tempo possiamo, se abbiamo l'accortezza di eliminare tutti i fattori di disturbo e di rimanere focalizzati, concentrati sul nostro obiettivo, che deve essere uno, sviluppato uno alla volta, potremmo raggiungere ottimi risultati. Io all'università, quando ho capito questo, tramite l'esperienza, sono riuscito a dare mediamente un esame al mese, quindi ero praticamente diventato una macchina per esami. Avevo trovato il mio metodo di studio, avevo trovato questa ricetta molto utile che voglio trasmettere anche a voi e voglio condividere con voi. Bene, questo video termina qui, spero che vi sia piaciuto. Se avete qualcosa da chiedermi o delle osservazioni da farmi, potete farlo scrivendomi qua sotto, e vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale e a condividere il più possibile questi video con i vostri amici. Per adesso, grazie, da Mr. Green è tutto, buona giornata a voi.